In molti si sono fatti la domanda che fine faranno quota 100 e reddito di cittadinanza. Quota 100, cavallo di battaglia di Salvini, e reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia di Di Maio. Ricordiamoci che Salvini non è più al governo e Di Maio è al governo, quindi reddito di cittadinanza cancellarlo proprio con Di Maio, partito di maggioranza nella maggioranza. Lo vedo un po' difficile e quota 100, chissà, però c'è qualcuno nel governo che dice qualcosa di interessante. Queste due iniziative non hanno avuto il successo sperato, visto che le domande sono state inferiori alle attese, liberando un tesoretto di 2-3 miliardi di euro. Vi ricordate che il reddito di cittadinanza doveva essere, si diceva, per tutti quasi 800 euro, 780 euro, ma non è stato così. Molti assegni da 30, 40, 50 euro, 100 euro, molti delusi proprio dal reddito di cittadinanza. Quindi l'erogazione più bassa di questi importi ha fatto rimanere nelle casse dello Stato circa 2-3 miliardi di euro che la maggioranza del governo precedente pensava di dirottare verso altre voci di spesa. Su quota 100 e reddito di cittadinanza si concentra l'attenzione del nuovo governo, proprio in vista del nuovo disegno della legge di bilancio che dovrà essere presentato per il 20 di ottobre. Come si chiamava la vecchia finanziaria? Adesso si chiama disegno di legge di bilancio. Cambiano le parole, ma la sostanza è sempre quella. Quota 100 rimane, poi se ci saranno dei miglioramenti da fare per quota 100 per il reddito di cittadinanza li faremo. Lo dice il ministro del lavoro Nunzia Catalfo, che è del Movimento 5 Stelle, quindi sicuramente avrebbe protetto a tutti i costi il reddito di cittadinanza, ma comunque l'alleanza non avrebbe potuto eliminarlo in quanto dicevamo voluto dai 5 Stelle, e i 5 Stelle sono tra i due partiti di maggioranza quelle che hanno un peso specifico maggiore. E poi aggiunge la ministra Catalfo che bisogna lavorare al potenziamento dei centri per l'impiego, ma più che il potenziamento dei centri dell'impiego non sono da potenziare, sono da collegarli in maniera informatica con tutte le dipendenze di governo e soprattutto, come voi sapete, il reddito di cittadinanza, chi beneficia del reddito di cittadinanza e viene assunto da un'azienda, questa azienda avrà dei grandi sgravi fiscali, però il portale, la pagina web dove le aziende dovrebbero iscriversi per assumere queste persone che percepiscono il reddito di cittadinanza e avere questi vantaggi fiscali, non possono iscriversi perché la pagina non ha mai funzionato, non è mai esistita, non funziona. Quindi il problema non è il potenziare i centri per l'impiego, ma è metterli, collegarli tra di loro con intranet, con internet, cioè fare funzionare la parte telematica della pubblica amministrazione e anche quella dei centri per gli impieghi, per l'impiego. Ma la ministra, non so se lo sapete, era stata proprio lei 6 anni fa a presentare proprio la proposta, la bozza della legge per il reddito di cittadinanza, ma anche se è ancora presto per capire quale sarà il punto di caduta finale, qualche correttivo è allo studio per tutte e due le misure, reddito di cittadinanza e quota 100. Ma d'altronde di queste due riforme, di queste quota 100 e reddito, se ne parla fin dall'8-9 agosto, quando i due partiti PD e 5 Stelle si stavano accordando per il Conte 2. Ma si sente parlare di quota 100, ma che cos'è questa quota 100? È una misura che consente di andare in pensione quando a fare 100 è la somma tra l'età anagrafica, la vostra età, a patto che gli anni siano almeno 62, e gli anni di contributi versati. È stata introdotta dal primo governo Conte in via sperimentale e solo per 3 anni, 2019, 2020, 2021. Nel 2022 non ci sarà, a meno che di una proroga che al momento viene esclusa.
Ovviamente sempre se ci sarà questa maggioranza, perché se le cose come in Italia cambiano, dove i governi durano di media tra 8 mesi e un anno, ovviamente è tutto da ridiscutere. Ma quali potrebbero essere le modifiche? Potrebbe essere una stretta ai requisiti che oggi sono previsti, ad esempio alzando l'età minima da 62 a 63 anni. Oppure lasciarla in piedi fino alla fine, ma allungando le finestre, cioè il periodo che deve passare tra il momento in cui si maturano i requisiti per lasciare il lavoro e quello in cui effettivamente si va in pensione. Quindi ci sono diverse ipotesi per modificare questo quota 100, magari in alcuni punti, però ancora tutto è allo studio. Ma la paura di Salvini che venga cancellata, questo sembrerebbe assolutamente escluso per il momento, chi lo sa. E sul reddito di cittadinanza, invece, i margini di manovra sono più stretti, perché prima di tutto è il simbolo dell'idea dei 5 Stelle, una delle misure più volute, assieme al No TAV che non è riuscita, ma il reddito di cittadinanza è riuscito, ma non proprio nell'idea iniziale, ma è risultato un qualcosa di simile. Però due cose possono essere fatte: rafforzare le sanzioni a carico di chi prende il sussidio ma lavora in nero. Quanti furbetti del reddito hanno trovato? Gente che prende magari 700, anche 1000 euro di reddito di cittadinanza e poi fa il classico altro lavoro in nero e prende due stipendi. Questo era prevedibile ed è successo, e molti sono stati proprio beccati sul posto di lavoro, magari mentre stavano imbiancando la facciata di una casa, gli è stata ritirata la tessera del reddito di cittadinanza, revocato, e sono stati denunciati. Ma guardie di finanza e carabinieri ne trovano veramente tantissimi ogni settimana. Quindi un rafforzamento delle sanzioni sotto questo aspetto. Oggi è prevista la reclusione da 2 a 6 anni, ma io non ho ancora visto nessuno finito in carcere per lavorare in nero e percepire il reddito di cittadinanza. Quindi era stata una minaccia abbastanza inquietante. Dice: guarda, se tu lavori in nero, magari sei in una pizzeria, lavori in nero e prendi il reddito, finisci in galera addirittura 6 anni. Ma non ho ancora sentito nessuno che sia finito in galera. Poi la seconda, un po' meno scenografica, è una revisione dei criteri per ottenere il sussidio. Secondo i primi dati, le regole tenderebbero a svantaggiare le famiglie numerose, premiando invece chi vive da solo. Un effetto che non era stato voluto dai padri di questo reddito, di questa legge. Un effetto non voluto, anzi, ma causato dal metodo di calcolo delle graduatorie rispetto all'ISEE, l'indicatore che misura la ricchezza dei nuclei familiari. Quindi è probabile che questo metodo venga rivisto per riequilibrare i rapporti tra single e famiglie numerose. Naturalmente un gioco a somma zero, dando qualcosa in più alle prime e togliere qualcosa in più ai secondi. I secondi sarebbero i singoli. Quindi una riedizione, un miglioramento del reddito di cittadinanza dopo averlo testato e aver visto che c'è qualcosa da migliorare. Quindi solo una riedizione, però a costo zero, a somma zero. Cosa vuol dire? Che anche se diamo più reddito a queste famiglie, ne togliamo di più ai single, però alla fine la somma tra più reddito da una parte e meno reddito dall'altra deve dare alla fine zero, perché realmente i soldi, quelli 2-3 miliardi che sono rimasti nelle tasche dello Stato, non verranno ridati per dare più reddito di cittadinanza, aprire le maglie, ma ormai quei 2-3 miliardi di risparmio sono già stati destinati ad altre cose e non torneranno più per il reddito, quindi il reddito dovrà restare a somma zero. Quindi modifiche che faranno comunque rimanere quelli che hanno il reddito con il loro reddito, e quelli che andranno in pensione con quota 100 continueranno a poterlo fare fino ancora per 2 anni.
grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.